La mamma è sempre la mamma, ma la mamma di Cap è sempre la mamma di Cap. Quante situazioni assurde avete vissuto con vostra mamma? Quante volte vi ha messo in imbarazzo e quante altre invece vi ha salvato la pelle nei momenti più bui? Iscrivetevi al canale! Buongiorno signor preside. Buongiorno, lei è la mamma dell'alunno Cap, giusto? Sì, sono la mamma dell'alunno Cap. Dov'è in questo momento? L'alunno Cap? Sì. Ferma raga! Scusate, mi ero di ritorno da un party, comunque. Allora, come va? Le sembra un comportamento appropriato questo? Un comportamento appropriato? Scusate. Salve. Signora, volevo parlarle del comportamento di suo figlio. In questo momento non sta andando alla grande. Infatti ha imbrattato tutti i muri, ha distrutto qualche bagno e sta prendendo bruttissimi voti. Bruttissimi voti? Ma signor preside, mi scusi, ma lei come si permette di dire che io sto prendendo brutti voti quando il massimo che ho preso, è vero, è stato 4, però mi ha alzato la media, cioè nel senso. Signor Matteini, stia zitto, per favore. Lei cosa ne pensa riguardo? Mi ha detto, cioè, di stare zitto. Mio figlio è sempre stato uno studente modello. Quello che mi dice mi sembra proprio strano. Si sta sbagliando. Fino a qualche mese fa andava bene, il problema è che ora il suo comportamento sta peggiorando sempre di più. Il mio comportamento? Ma secondo me il signor preside si sta evidentemente sbagliando. Vabbè, io torno a... Dove... Signor Matteini, non mi faccia arrabbiare. Facendo arrabbiare nessuno, signor preside, mi scusi, Scusi, signor preside, però io credo che lei forse si sta sbagliando, sta un po' esagerando, forse? Beh, signora, le dico che questo qui è l'ultimo avviso e la prossima scatta direttamente la sospensione. Wow, mi sospendono dalle lezioni, niente più scuola, sì! Zitto, volevo dire niente, signor preside. Zitto. Quindi, signora, appuntamento a settimana prossima, spero che le cose migliorino. Ok, vedrà, è un bravissimo ragazzo, si comporterà benissimo, vedrà. Sì, salve. Arrivederci. Questo mamma, uno studente modello, uno studente, aio, mamma, no, aio, sono uno studente modello, mi preside, sei sbagliato sicuramente. Si è sicuramente sbagliato, aio. Beh, Monica, e come ti stavo dicendo, certo che Cap non è proprio un grande figlio, come non è un grande amico, guarda lì che disordine. Sempre stato così anche a casa. Mai un lavoro che si rifacesse il letto, che desse una mano a fare qualcosa. Casino. Ma poi a parte non è solo quello, fa casino quando cammina e tutti i vicini si lamentano. Sì, Giacomo, dai, dopo. Dopo, va bene? Sì, va bene, ciao Giacomo. Ciao. Quando deve bere qualcosa fa cadere tutta l'acqua. Il problema è che lui non se ne accorge. Urla anche, mica parla. Questo urla tutte le volte. Poi distrugge tutto. Anche tutto, Sì, sei proprio un gran casinato. Ciao. Poi, che fate qui? Aspettate che lo sento, mi serviamo un bicchiere d'acqua. Stavamo parlando di quanto tu sei bravo e non fai casino e soprattutto è ordinato. Quanto fa il casino? Guarda, da quanti giorni non lavi i piatti? Qual è il problema? Ma attento, ma stai rovesciando tutta l'acqua! Hai fatto cadere tutto! Non metto mai l'acqua, perché è una cosa incredibile. Sei un imbecille, guarda cosa hai combinato. Ecco, questo è quello che ti dicevo, non riesce neanche a versare l'acqua in un bicchiere. È un disastro. Vabbè, ma non è che ho fatto così tanto casino, sinceramente. Sì, Marisa, no, guarda, veramente è cambiato tantissimo, è un'altra persona, è bravissimo, è dolcissimo, guarda, è un piacere, quando sto con lui è veramente un piacere. Non è possibile, ancora distintissimo. Sta parlando di te. No, è impossibile, non parla mai di me. Sì, no, ma è già qualche mese che fa così, Sta parlando di me. No, guarda, addirittura è bravo a scuola. Guarda che io a scuola non ci vado da 5 mesi praticamente. Sei diventato l'ometto di bambina. Sì, certo, prendi in giro, ci prendi in giro. Tutti i
giorni mi dà il buongiorno la mattina. Ma è fantastico! Ma se sono 4 mesi che non gli mando un messaggio, ma che cavolo sta dicendo? Sì, vabbè, ma non è possibile! Ma che te lo giuro! È muscoloso, ma cavoli, cioè è proprio un bel figaccione si è fatto, no? No, sono proprio contenta, guarda, veramente, veramente contenta. Però effettivamente hai ragione. Ma muscoloso dove? Sì, certo, adesso vorresti avere i miei muscoli. Poi guarda, veramente, se lo vedi adesso mio figlio si è fatto proprio bello, ma bello! Cioè, con questi capelli, questo viso più da ometto, ma proprio bello! Ma come ometto? Ometto! Ma come ometto? Ometto! Ometto! Sì, sì, certo! Cioè, si prende in giro, prendi in giro! Aio! Mamma, ho un po' di mal di schiena! Sempre colpa del telefono. Un nuovo studio americano dice che tra 15 anni... Mamma, tra 15 anni ci sarà talmente tanto riscaldamento globale che praticamente staremo sempre in un forno. È colpa del telefono! Ma come è colpa del telefono? Ma che cosa c'entra? Mamma, ho fame! A pranzo mi hai fatto solamente 2 sofficini. Ma com'è possibile che io riesca a mangiare un giorno con 2 sofficini? Ti ho già detto che è colpa del telefono! Ma come è colpa del telefono? Che bravo che sei, Kaz, guarda, quanto vorrei che anche Cap fosse così. E invece non fa niente, niente in casa, non fa assolutamente niente. È casinaro, sporca tutto. Sì, in effetti sì, mi ritrovo sempre io a pulire i piatti. Ah, certo che devo sempre pulire tutto da solo. Bravo, Kaz, ma sporca anche dappertutto, ma veramente bravo. Ma guarda, ma veramente ogni giorno di più mi fai capire quanto Cap sia inutile qui dentro. Sì. Ma non fa. Ma niente, 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 ma non ti aiuta mai, vero? Sì, in effetti sto anche sudando perché fa molto caldo. Ah. Purtroppo sto ragazzo non pulisce mai. Devi fare tutto te, mi dispiace tanto. Sì, ho capito, ma scusa, cioè non è che non combino niente, almeno il divano l'ho sistemato. Sì, è sistemato il divano. Vengo a vedere adesso questo divano sistemato. Ah, vieni a vedere, guarda, divano perfettamente pulito. Che cos'hai da dire? Anche il cuscino vediamo, in ordine. Vediamo, è tutto completamente in ordine. Ho capito, ci sono un paio di yogurt, ci sono un paio. Va bene, è quasi in ordine, ok? È quasi in ordine, è quasi in ordine. Scaduti da 2 mesi. Aglio. Porca miseria. Oh, finalmente ce l'hai fatta, sì, quello è WhatsApp, aprilo, perfetto. Quello verde, esatto, WhatsApp. Ora, basta che aggiungi il mio numero e è finito. Aggiungi il numero, lo scrivo? No, esatto, lo devi scrivere con i numeri, però con la tastiera. Ora, metti il numero qui, perfetto, aggiungi. Okay. I numeri li scrivo con le lettere? No, con i numeri, mamma, il numero si scrive con i numeri, cioè si chiama numero per un motivo. Vabbè, ok, l'importante è che non mi scrivi tutto il giorno. No, perché già te ti conosco, sì. No, non ti scrivo mai. Senti, io vado in camera. Ciao. Aspettami qui. Cosa allora, c'è? Aggiungo, eh? Ok. Sì, aggiungi il numero, fatto. Hai finito. Ah, come sono brava. Ah, sei a destra, bravo Marco. Mi scrivo un bel messaggino. Buongiorno tesorino, come stai? E via. Che bravo. Questo è lo spirito giù. Mia mamma, scusa un attimo. Come stai? Ma ci siamo visti 2 secondi fa, letteralmente 2 secondi fa! Oh, ma che gattino, che tenero! Glielo mando al mio capo, così penserà che anche di lui penso la stessa cosa. E via! Tutto bene! Marco mi ha mandato la foto di un gattino, ma io mi chiedo, ma perché questo si è scaricato WhatsApp? Perché gliel'ho fatto fare? Sto chiamata! Vediamo che mi risponde. Vabbè, senti, io torno a giocare, non disturbare. Ah, perfetto. Ora sì che ci siamo. Via mi sta chiamando. Ciao, Cap. Mamma, sono un impegno importante di lavoro. Dimmi qual è il grave problema. No, volevo chiederti, ma com'è il tempo oggi? Mamma, esci fuori e guardalo. Non puoi disturbarmi da lavoro mentre sto lavorando. Ok, adesso vado a controllare allora, ok? Ciao. Guarda che ti ho sentito! Adesso chiudo. Come si fa? Devi chiudere la chiamata, è il tasto rosso gigante! Rosso. Mamma, rosso. È enorme! Rosso, ecco! Ah! Oddio, mi è apparso un
hai fatto? Che hai fatto? Non lo so, guarda, è un mostro, è un mamma, ma quella è la mia foto profilo, ma che cavolo, ma si vede che sono io. Ah, è la tua foto profilo. Non me ne ero accorta, amore. Quando vai a vivere da solo e scopri che i fornelli scottano, il lavandino schizza, la lavatrice fa rumore. Questa gliela mando mia mamma. Ah, una nuova notifica da mio figlio. Mamma, ti ho inviato un meme su Insta. Ma cos'è un meme? Ah, mamma, leggi l'immagine e capisci che cos'è un meme. Ma che stai facendo? Devi cliccare sull'immagine prima di tutto. Ecco, fantastico, vedi? Ora, quando vai a vivere da solo e scopri che i fornelli scottano, il lavandino schizza, la lavatrice fa rumore. Voglio la mamma! Ma perché è bianco e verde? Perché è il personaggio di Griffith, è bianco e verde. Questo è il suo colore, la sua maglia e i suoi pantaloni. Che domanda c'è da fare? Che senso ha? Mamma, sta piangendo perché vuole la mamma! Uno piange perché vuole la mamma. Oh mio Dio, ma questo non capisce niente. Mamma, è un meme, è un'immagine che fa ridere. Vedi, fa ridere perché c'è un tizio che piange perché vuole la mamma. Ma se fa ridere, perché piange? Oh mio Dio. Cap, certo che tua madre è proprio una boomer.